Sei costumi di scena del XVIII e XIX secolo sono stati acquistati dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano dalla Società Filodrammatica di Via Santa Franca, per poi essere affidati in comodato d'uso gratuito alla Fondazione Teatri, che li esporrà al Municipale. I modelli più antichi e più preziosi sono alcuni esemplari settecenteschi donati da Maria Luigia d'Austria alla Filo nel 1825. I costumi non sono un elemento un po' fine a se stesso. Direi che dovrebbe svilupparsi anche nella coscienza piacentina l'idea che Piacenza è un po' la città del tessuto. E possiamo pensare il tessuto dagli arazzi del cardinale, perché all'Alberoni abbiamo due serie complete di arazzi che non vanta nessuna collezione al mondo. Abbiamo in alcuni luoghi ecclesiastici, il Duomo, Sant'Antonino sicuramente, raccolti di tessuti ecclesiastici di altissima epoca, di qualità straordinaria. Abbiamo una galleria piacentina di tappeti di qualità straordinaria, ma sempre di tessuto stiamo parlando, per finire al tessuto in sé, Giorgio Armani. Quindi voglio dire, Piacenza ha un iter che riguarda i tessuti, per cui non dispiaceva alla fondazione questa idea di incominciare ad avere questa raccolta utilizzabile, usufruibile dal pubblico, appunto per mantenere questo pensiero. Oltre agli abiti di scena, la fondazione ha acquisito dalla Società Filodrammatica anche il quadro di Bernardino Pollinari, Visione di Vittorio Alfieri. Si tratta del bozzetto Olio su tela che vinse il concorso indetto nel 1827 dalla Filo per realizzare il velario che fu collocato nel Salone di Collegio dei Mercanti e successivamente nel Teatro di Via Santa Franca. L'opera sarà posizionata nella sede di Palazzo Rota Pisaroni.